Amici di Buzz, siamo sempre a Pesaro, alla manifestazione in protesta contro i Biolab e ho davanti a me padre David che ho incontrato più volte nel mio percorso nelle varie piazze d'Italia, a cui do il benvenuto per la prima volta sui microfoni di Buzz. È un piacere essere qui con voi, fratelli e sorelle, vi do la mia benedizione. Allora, partiamo proprio da qua, vedo una medaglia di San Benedetto al collo, abbiamo una benedizione, dunque è importante che ai microfoni di Buzz, per chi ancora non ti conosce, tu contestualizzi un po' la tua posizione dal punto di vista dell'ordine religioso di cui fai parte. Esorcizzo il male, proprio la croce di San Benedetto. San Benedetto sappiamo patrono degli esorcisti e soprattutto in questo momento c'è bisogno proprio di chiamare il male col suo nome e di non essere politicamente corretti. Qui, come vedete, mi sono portato anche uno dei rappresentanti del nuovo ordine mondiale, è un rappresentante, sono in tanti. Dobbiamo sempre ricordarci che non dobbiamo stare fermi, ma il mare sta avanzando, hanno toccato i bambini e non si fermeranno mai. Allora, una domanda, vista la tematica spirituale che a me affascina parecchio. Vedo proliferare in giro per le manifestazioni e anche per altri luoghi di aggregazione di una certa area di pensiero alcune filosofie che, pur essendo insomma buone nelle parole, fanno ampiamente riferimento al movimento New Age, che insomma alcuni vorrebbero vedere legato proprio a una certa dimensione di appartenenza esoterica. Cosa ne pensi, padre David, di questi movimenti? Io penso che i movimenti legati in queste manifestazioni apertamente a messaggi che sono soprattutto di conoscenza. Finché uno è alla ricerca della conoscenza, diciamo, non c'è il male, ma bisogna stare molto attenti, perché l'esoterico, proprio perché è nascosto, e tutto ciò che è nascosto si trasforma spesso in utile al demonio, come ad esempio i vari gruppi nascosti, il gruppo Bilderberg, che non si manifesta apertamente solo nel nome, ma se devi entrare devi avere un invito, neanche la stampa può entrare, la massoneria, gruppo esoterico per eccellenza. E soprattutto ho notato che in queste manifestazioni spesso ci sono i rappresentanti che vogliono entrare in politica e sono appoggiati da movimenti esoterici, quindi fatevi una domanda. Leggete i segni, diceva Gesù, e i segni sono ben chiari, sono al servizio del male, vogliono indottrinare e cambiare il modo di pensare delle persone col gnosticismo, non solo negando Dio, ma sostituendosi a Dio, e questo è gravissimo, e va sempre esorcizzato questa forma di conoscenza. Quindi in che modo, esplicitando anche per chi non è avvezzo a questo linguaggio, qualcosa di spirituale va a immischiarsi nella dimensione concreta e pratica della quotidianità? Soprattutto, ricordatevi una cosa, questi movimenti esoterici non sono stati in grado di dimostrare come il male avanza, non sono in grado di fermarlo. Quindi io conosco persone che hanno fatto cose sbagliate proprio dal punto di vista esoterico, con cartomanti, con sedute spiritiche, con forme di ricerca di conoscenze su spiriti particolari, che poi si sono ritrovati veramente vessati. Vessati significa la loro vita è cambiata e si sono trovati con tanti accadimenti negativi, e ho dovuto intervenire proprio con benedizioni, con preghiere di liberazione, proprio perché erano vessati dal maligno. Quindi bisogna stare molto attenti quando si fanno queste ricerche esoteriche. E in ultima battuta, la Chiesa Cattolica, abbiamo visto soprattutto agli esordi di questo periodo pandemico, così si dice, avere un po' assecondato la narrazione dello Stato. Come mai, dato che appunto, stando alle scritture, ben diverse dovrebbero essere le cose, si parla della cura dei sofferenti anche a costo della vita, perché non è andata così? Guarda, mi fai una domanda che mi rattrista molto, no, fai bene a farmela, mi rattrista molto perché il comportamento della Chiesa legato agli uomini, attenzione, perché se parliamo di Chiesa di Dio è un'altra cosa, ma la Chiesa purtroppo è fatta anche di uomini e purtroppo all'interno del Vaticano, della Chiesa, ci sono tanti massoni che non sono servitori di nostro Signore Gesù Cristo, ma del male assoluto che si chiama Satana. E purtroppo sono anche all'interno della Chiesa. Lo dimostra il fatto che, guardate, faccio un esempio classico, San Francesco, che non era ancora santo, era un cavaliere,
venuto dalla guerra, vede, sente suonare un campanellino, vede un lebbroso, perché i lebbrosi dovevano girare con i campanellini per avvisare della loro presenza. Allora lui si gira col cavallo e va via, a un certo punto però si ferma e dice: ma è un mio fratello. Scende da cavallo e lo abbraccia, abbraccia il lebbroso. In questo periodo di pandemia che c'è stato, in cui c'era una dittatura sanitaria, purtroppo la Chiesa degli Uomini, il Vaticano, ha affiancato il nuovo ordine mondiale. E questa è stata... io sono un semplice diacono, però è stata una vera colpa, un vero... non voglio dire... un peccato contro lo Spirito Santo. E il peccato contro lo Spirito Santo è l'unico peccato che non si può perdonare. Grazie mille, Padre Davide. Allora, in bocca al lupo per questa battaglia epocale e spero, insomma, che tu continui a essere attivo e a portare un messaggio di speranza. Grazie sorella e viva il lupo, io amo molto gli animali.